Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi non sarà un video molto lungo, ma comunque importante. Parleremo di alcune parole che molto spesso vengono confuse quando si impara l'italiano, che sono ovviamente molto simili, ma che devono essere utilizzate differentemente. Le parole di cui vi sto parlando sono le parole davanti, avanti, dietro e indietro. Cerchiamo di capire come si utilizzano nella maniera più corretta. Entrambi dietro e indietro significano behind, però come vi dicevo hanno un utilizzo diverso. Facciamo due esempi e cerchiamo di capire in che modo si utilizzano. Indietro indica un movimento opposto rispetto a quello in cui ci si sta muovendo. Per esempio, se io dico guarda indietro, guarda indietro. Sto dicendo di guardare nella direzione opposta a quella in cui tu stai guardando. Indietro è particolarmente utilizzato con i verbi di movimento, proprio perché indica un movimento opposto. Molto spesso viene tradotto come backwards. Per esempio, se io dico cammina indietro, significa appunto di camminare nella direzione opposta in cui stai camminando. Quindi qui la parte fondamentale è che indietro indica un movimento. Il motivo per cui enfatizzo il movimento è perché adesso, passando alla parola dietro, noterete la differenza. Anche dietro significa behind, ma si riferisce alla posizione di qualcosa. Io dico il bambino è dietro alla maestra. Il bambino è dietro alla maestra. In questo caso io sto indicando la posizione del bambino. Sto dicendo che la posizione del bambino è dietro rispetto a quella della maestra. Facciamo un altro esempio e questo esempio sarà un po' particolare. Se io dico cammina dietro di me, cammina dietro di me, voi vi starete domandando, stiamo parlando di un movimento, perché non si usa indietro? È vero che il verbo camminare è un verbo di movimento, però qui ci stiamo focalizzando sulla posizione dove tu devi camminare, non la direzione in cui devi camminare. Sembra molto complesso, ma in realtà è più semplice di quanto si pensi. Infatti, se nella nostra frase si specifica dove bisogna camminare, dunque se l'enfasi è sulla posizione, dobbiamo utilizzare dietro. Passiamo adesso al contrario di queste due parole. I due contrari sono avanti e davanti. Entrambi in inglese significano in front, però anche qui la differenza è la stessa. Avanti indica un movimento nella direzione in cui noi ci stiamo dirigendo. Se io dico vai avanti, sto dicendo di continuare il movimento nella stessa direzione in cui tu già stai andando. Molto spesso avanti, quando utilizzato appunto per indicare un movimento, può essere anche tradotto in inglese con ahead. Davanti invece è il contrario di dietro e proprio come dietro indica la posizione di qualcosa rispetto a qualcos'altro. Se io dico davanti al negozio c'è la libreria, davanti al negozio c'è la libreria, sto parlando della posizione della libreria rispetto al negozio. Dunque non c'è alcun movimento coinvolto in questa frase. Però proprio come indietro e dietro, se io dico vai davanti a me, è corretto, nonostante io stia utilizzando un verbo di movimento. Perché è corretto? Perché anche qui stiamo mettendo la nostra enfasi sulla posizione più che sul movimento. Passiamo infine all'aspetto prettamente grammaticale di queste parole. Mentre avanti e indietro solitamente si utilizzano da soli o con un verbo di movimento, ma non quando stiamo parlando della posizione di qualcosa rispetto a qualcos'altro, quindi molto spesso avanti e indietro li troveremo o da soli, avanti, avanti, oppure indietro, indietro, oppure accompagnati da dei verbi di movimento. Corri avanti, cammina indietro, guarda avanti, non guardare indietro. Quando parliamo di davanti e dietro, invece dobbiamo seguire alcune regole grammaticali per quanto riguarda la preposizione che segue queste parole. Davanti si usa sempre seguito dalla preposizione a. Non importa se c'è un pronome o un nome dopo. Davanti a Mattia,
davanti a te, davanti a loro. La regola è un po' diversa per dietro, infatti dietro non utilizza alcuna preposizione se seguito da un nome, dietro Mattia, dietro il negozio, dietro la scuola, ma utilizza la preposizione di se seguito da pronome, dietro di lui, dietro di me, dietro di loro. Questo è un piccolo dettaglio, però molto importante. Come sapete, quando si tratta di preposizioni, la lingua italiana può essere abbastanza complessa. È tutto per questo video di oggi. Io spero che questo video sia stato utile, sia stato chiaro e vi abbia insegnato delle parole nuove. Come sempre, grazie infinite per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!